Bene, Germano, altra location, qua ci troviamo a... Beh, è difficile pronunciare, si chiama, vorrei dire intanto ciao a tutti, ma lo diciamo in linguaggio di qua, ciao. Ciao si scrive C-H-U-A-O. Allora andate su internet, cliccate soltanto cacao e ciao come ve l'ho detto io. E vedete cosa, che paradiso sbuca da internet. Bene, noi siamo in questo paradiso terrestre che il Padre Eterno ci ha voluto regalare, grazie agli abruzzesi, però stiamo esplorando una parte del Venezuela che non è la parte dell'emigrazione, la parte culturale etnica, la parte del cacao. Qui siamo, amici, amiche, nella patria del cacao, dove nasce il cacao. Pensate, un piccolissimo paese, questa località, di 1000 anime, siamo venuti quasi a nuoto, perché non si raggiunge con una corriera ma con un battellino, con 20 minuti da un piccolo porto, una cosa avventurosissima, bellissima. Certamente se incontreremo qualche abruzzese, uno ne abbiamo incontrato, sta qua a fianco a me, si chiama Gianfranco Di Giacomo Antonio, pensate. Il nome che è un romanzo, l'hanno cacciato dall'Italia, l'ho detto l'altra volta, perché c'è il codice fiscale che non ci entra nel sistema delle finanze. Allora grazie a Gianfranco veramente di cuore, e dobbiamo ringraziarlo soprattutto da casa tutti voi, perché godremo tutti quanti qui su questa nostra rete, godremo delle bellezze della natura. Le reti ce ne abbiamo parecchie qua fuori insieme ai pellicani, perché questo è un piccolo villaggio di pescatori, vivono di cacao e di pesca. E quindi oggi analizzeremo una parte comica del cacao. Assolutamente sì, vedete quanti sacrifici stiamo facendo per voi.